Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, tutto il resto non conta. No, scusatemi, quella era un film e mi piaceva anche tanto. Com'era Vin Diesel, tradotto Vincenzo Gasolio. Io invece sono Fabio Electric nella mia Born. Andiamo in campo e proviamo AD Power 3.2 CTRL. Che non è male sta racchettina qua, eh? E allora parliamo di specifiche, perché questa Adidas AD Power CTRL ha dei pesi che sono compresi tra 370 e 375 grammi, con un bilanciamento dichiarato medio. In realtà io ho trovato un bilanciamento da 26.8 cm, quindi una racchetta che non è così differente in termini di specifiche dalla AD Power 3.2 che ho provato e che arriverà qui sul canale, tra l'altro con stesse specifiche, sempre 365 grammi. Lei l'ho detto, forse non l'ho detto, è 365 grammi, quindi una buona media per capire, mentre all'interno abbiamo un EVA High Memory. L'EVA High Memory quindi è un po' l'EVA rigida sostanzialmente di Adidas, non è così rigida onestamente. Quello che volevo precisare è che il carbonio qui è un carbonio alu, quindi un carbonio aluminizzato, e sulle facce è presente lo spin blade, lo vedete molto 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 pronunciato. La forma possiamo dire che è un po' una goccia tonda, insomma è un ibrido, quindi qualcosa che può funzionare per diversi stili e per diversi tipi di gioco in realtà, e lo sweet spot è centrale, lo dice Adidas. Qui devo dire sì, forse medio alto per quello che l'ho trovato io, che funziona anche su un impatto medio alto. Tour estetico come al solito, racchetta che ha già un protettore montato, protettore che si raccoglie veramente di tutto, però funziona, la racchetta è protetta, non su tutta la superficie però, perché come potete vedere è stondata, questa è un po' la fortuna, ma l'angolo chiaramente è aperto, l'angolo è scoperto qui, soprattutto in questa zona qui dove praticamente il protettore rientra. Nota sul manico, è un 11 cm e mezzo, quasi 12, non è male la forma. A me non dispiace la forma del manico Adidas, non mi piace per nulla il grip. Devo dire che giocandoci, appena la mano tende un pochettino a sudare, sembra plastica, la mano praticamente scivola via. Altra nota sul laccio, il solito laccio Adidas, sapete che con l'elastico messo qui potete risolvere. Diversamente non è fastidioso, vi dico la verità, però si apre abbastanza perché è un po' largo. Tuttavia era proprio per lamentarsi, quindi con un elastico diciamo si risolve. Certo, per 300 euro e passa come prezzo di uscita, oggi in realtà le si trova molto meno, ma ne parliamo alla fine, un laccio un pochettino più moderno l'avrei preferito. E allora stiamo andando in campo, lo sapete ragazzi, prima di andare in campo, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un grande like a tutti quanti i miei video quando li vedete, e non dimenticate di seguirmi su Instagram e su TikTok, mi raccomando, è importante crescere su tutti i social. E ragazzi, siamo addirittura d'arrivo per i 20.000 iscritti al canale, forza, con il vostro aiuto possiamo farlo anche prima del previsto. 20.000 è un bel numero, quindi sotto con le iscrizioni, mi raccomando, però sotto anche con i like, perché quelli aiutano a far girare i contenuti. Vediamo allora come va questa AD Power CTRL. Partiamo da un presupposto: io questa racchetta l'avevo totalmente sottovalutata perché ho avuto delle esperienze molto negative dal punto di vista proprio della durata, della qualità rispetto alle multiweight. Le multiweight quest'anno ne ho rotte 3, se non 4, 3 sicuramente, 2 AD Power multiweight, sempre sullo smash si aprivano come le cozze qui, e una AD Power CTRL multiweight, sempre alla stessa maniera sugli smash mi si apriva di lato. Detto ciò, ero un po' prevenuto, non volevo buttare altri soldi per una recensione, tuttavia dopo diverse richieste mi sono convinto a recensirla, e quello che ho trovato in questa racchetta paradossalmente mi è piaciuto anche più rispetto alla AD Power 3.2 che ho provato, che arriverà appunto sul canale come detto prima, con la quale lei condivide tutti i materiali ma anche il bilanciamento è molto simile, infatti la mia AD Power 3.2 è un 27 cm, lei è un 26,8, quindi praticamente parità di specifiche. Però qual è il vantaggio suo rispetto alla AD Power? Perché mi piace di più la CTRL che non la AD Power? Mi piace di più perché lei ha un'abbondanza superiore di punto dolce rispetto alla AD Power 3.2, ma è sempre solida, ha una maggiore uscita di palla proprio facile, ma è un'uscita di palla piena, sento una palla che comunque spinge la palla con un colpo decente, un colpo assestato in maniera tranquilla senza dover fare cose trascendentali, per cui trovo che sia una palla molto molto solida e che offra davvero un bel gioco dal fondo, perché ci si può appoggiare a lei, ci si può fidare di lei, con anche un buon controllo, non solo dato la superficie rugosa che fa sempre il suo, ma in realtà sono tutte le specifiche che danno un senso di controllo generale che secondo me a questa palla danno una completezza dal fondo, dove la maneggevolezza non è secondo me il suo punto forte, perché lei non è una palla leggerissima in mano, un 365 grammi come detto, con bilanciamento quasi a 27, per cui in mano si sente un po', non in maniera così invalidante, anche perché è una racchetta che non va strizzata, è una racchetta generosa, per cui condotta con dolcezza, condotta con dovizia,
perizia, ecco, sul colpo, lei gioca praticamente da sola, spinge la palla con una facilità pazzesca. E questo è un aspetto che mi è piaciuto molto, perché mi ha permesso comunque di giocare in difesa molto bene, di imbastire il gioco con una certa tranquillità ed anche di giocare qualche palla un po' più pesante al giocatore che era a rete contro di me. E ecco, l'ho trovata molto molto completa dal fondo, non maneggevolissima come detto, però secondo me per un giocatore di livello intermedio avanzato già può essere una bella soluzione sia a destra che a sinistra, cercando una palla che aiuti anche in difesa, proprio per la sua generosità. Mi piace questa cosa. Parliamo un attimo di punto dolce, perché il punto dolce secondo me è medio, non è un punto dolce veramente grande. Nella di Power, ve l'anticipo, è piccolo, onestamente. Qui è un filo più centrale, ma trovo che giochi bene anche la parte alta, quindi l'ho trovata anche abbastanza generosa sul punto dolce, senza fare cose incredibili, però mi ha seguito quasi sempre, per cui devo dire che dal fondo è una palla che trovo veramente molto molto sensata. Dico ancora una volta, non leggera, ma sensata. È una palla che ha il suo peso, all'inizio pensavo fosse inutilmente pesante, ma in realtà la sua uscita di palla è frutto anche del fatto che sia piazzata. Parliamo di uscita di parete, mi è piaciuta. Diciamo che da qui l'ho cominciata a sentire un filo pesante. Vi dico il perché, perché in sostanza lei spinge anche sull'uscita di parete alta, cattiva, con una certa irruenza, dandole il giusto. Lei comunque la palla la spinge, non è una racchetta da strizzare, quindi utilizzata come se fosse una diamante, sostanzialmente utilizzata come se fosse una metal bonti, pesa di più in mano, la senti un po' più massiccia secondo me. Però è anche vero che facendo un gesto fluido lei mette una bella uscita di palla piena, per cui è un tipo di gioco, è una racchetta che comunque ti dà sostanza senza dover spremere chissà che dal telaio, e per me è una bella cosa onestamente. Mi è piaciuta per lo spin, mi è piaciuta per la grande uscita di palla che ha, l'uscita di parete alta, la palla gira, la palla comunque dopo il vetro prende una traiettoria interessante, bella l'uscita di parete. Preferisco alto, preferisco qualcosa che mi dia un range più, anche più alto di possibilità, quindi poter spingere qualcosa in più, magari con più una bacata, però lavorando di spin, lavorando di sostanza, secondo me la sua uscita di parete è soddisfacente. Andiamo sulle volée. Qui tiro fuori l'aspetto del feeling. La racchetta ha un discreto feeling, secondo me non è connessissima alla palla, non è una racchetta che fa gridare al miracolo per quanto riguarda il tatto. Sarà anche una preferenza mia rispetto, diciamo, al carbonio aluminizzato, a me non fa impazzire, ecco. La sento sempre un filo filtrata dal punto di vista del feeling, però non male, ecco, in generale. Non posso lamentarmi di come comunque fa sentire il colpo, perché secondo me sulle volée permette il tocco, ha un buono spin, la palla resta quel pochino sul piatto per lavorarla, mi ha concesso un colpo violento, mostrandomi qualche limite di maneggevolezza. Quando apri qualche volta in più la senti che comunque la palla è un po' ingombrante. Devo dire, mi ha dato soddisfazione. Quindi volée niente male, non leggerissima in mano, ma una volée sempre generosa. E l'aspetto di questa palla è questa, la generosità che ha. Non tanto di punto dolce, non ve l'aspettate dal punto dolce, ma dall'uscita di palla, dallo spin, dal controllo e dalla completezza. Aspettatevi comunque una palla generosa, secondo me. Vibora e Bandeca, soprattutto Vibora. Mi è piaciuta, anche qui non leggerissima, devo dire. È una racchetta che mi costa un po' muoverla, con sui gesti un po' più ampi, però mi ha anche permesso, proprio con una compattezza maggiore, di poter avere un risultato efficace, soprattutto in termini di uscita di palla e di spin sulla Vibora. Per questo motivo non posso che apprezzare, insomma, il lavoro di Adidas su questa racchetta qui, perché secondo me anche sui colpi un po' più aggressivi sta palla qua fa veramente un bel lavoro. La di Power fa qualcosa in più, è vero, però lei nella completezza generale la trovo più sensata, e la Vibora onestamente cammina e fa anche male con lo spin dopo la parete. Veniamo agli smash, perché chiaramente qui abbiamo una pala che è vero è sponsorizzata, quella sarebbe la multiweight, però da Alex Ruiz, non è uno che tira piano assolutamente, ma non mi aspettavo granché, nel senso che mi aspettavo una diminuzio rispetto alla di Power 3.2, e invece ho trovato una pala che è sostanzialmente più facile sul portress, perché ha maggiore uscita di palla, perché ha uno spin più facile da generare, ha un punto dolce più regolare ed ha una risposta più intellegibile, soprattutto a meno effetto on off del punto dolce. Questo è un aspetto che mi è piaciuto di più rispetto alla di Power, e vi dico, a me è piaciuta più lei sullo smash che la di Power stessa, perché la di Power la sento che mi piega sempre il polso, nonostante il bilanciamento sia simile, lei la sento un poco più equilibrata, per cui non male, generosa in spin, generosa in uscita di palla, smash di potenza pura, e lì la di Power vince. Lei non è male sullo smash di potenza, ma non è il suo colpo, ecco. Abbiamo parlato di come va, è il momento di dare i voti a questa racchetta, e sapete dove lo facciamo, per cui venite con me.
una delle domande che mi fate spessissimo è quanto costa mantenere un'auto elettrica. La prima cosa da dire è che i costi, diciamo, di intervento, di manutenzione sono praticamente azzerati, perché avete l'aggiornamento di sistema come se fosse un iPhone in sostanza, e se avete a cura della batteria, quindi caricandola quando vi serve fino al 100%, ma quando non vi serve rispettandola fino all'80%, 85%, le batterie vi durano tanto. Diciamo che dal punto di vista dei costi, se la trattate bene, lei vi ripaga. Dal punto di vista dei costi secchi, proprio per viaggiare, facciamo un esempio: in autostrada effettivamente quest'auto a 130 di cruise control, che sapete essere meno parco di un piede attento, diciamo che è intorno ai 23 kW per 100 km, cioè vi garantisce un'autonomia totale di poco più di 300 km a 130 in maniera disattenta. Però, quindi, se viaggiate con un piede attento, io sono riuscito anche a farci 330-340 km con una media di 130. Se proprio non siete attenti, mettete cruise control e camminate, avete 300 km di autonomia totale con un pieno. Bene ragazzi, allora siamo tornati a casa e dobbiamo dare subito i voti a questa Adidas Adipower CTRL 3.2. Uscita di palla, merita un 8, ha una grande uscita di palla e 8 ci sta tutto. Punto dolce, direi un 7.5, un punto dolce abbastanza regolare, tollera, ma è sempre un attrezzo tecnico. Controllo, direi che un 8 ci sta, è una racchetta comunque da controllo, sebbene alzando il ritmo diventa una racchetta abbastanza da controllare. Potenza massima è da un 7.5, la potenza c'è, non manca, ma chiaramente la sorella 3.2 in termini di potenza assoluta è superiore. Maneggevolezza 7 meno, è pesantuccia ed ha un bilanciamento alto. Comfort 8 ci sta, per quanto il bilanciamento alto non è esattamente confortevolissimo per un braccio ed non è una racchetta troppo morbida, facciamo 8 meno. Feeling le do un 7.5, non è connessissima ma è onesta. Spin 8 ci sta, ha un grande spin lei e la sorella 3.2. stabilità 8, è granitica, è una racchetta veramente solida. Giocabilità le do un 7+, non è una racchetta difficile ma fisicamente non è per tutti. Gioco dal fondo, le do un 7.5 e se lo merita, perché fa tutto veramente molto molto bene. Peccato appunto un po' l'agilità certe volte. Per lo stesso motivo la difesa le do un 7. Il punto dolce c'è, ma in maneggevolezza e in velocità non è esattamente l'attrezzo più veloce da muovere. Uscita di parete, le do un 8 per la generosità e per lo spin, ma anche per il controllo. Colpi al volo, mi è piaciuto al volo, 7.5 ci sta. Smash piatto, le do un 7. Non è una racchetta da sfondamento, però è corposa e affidandosi a lei si ha un buono smash piatto. Smash in kick, le do un 8 meno. La palla salta molto bene, non è velocissima da muovere, ma è davvero molto concreta. Bene ragazzi, se la volete la trovate su tennispoint.it, dove avete il mio codice sconto che trovate qui in descrizione e potete utilizzarlo tutte le volte che volete. Il codice cambia ogni 2 mesi ragazzi, quindi attenzione, aggiornatevi sempre quando lo utilizzate. Per quanto riguarda me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grande like al video e ovviamente ragazzi seguitemi su Instagram, è importantissimo, e se volete anche su TikTok, ma su Instagram vi aggiorno day by day sulle cose che sto per fare, sulle attività nelle quali voi stessi potete partecipare, e per me è molto importante coinvolgervi in quello che faccio. E mi raccomando ragazzi, a 20.000 iscritti, grande news di una grande attività che davvero vi piacerà tanto, ve lo prometto. Quindi forza con le iscrizioni al mio canale YouTube. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.